Primo atto da assessore alla sanità della Regione Liguria di Sonia Viale è stata la visita a sorpresa al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Chiamarlo Blitz forse è troppo. Io ho ritenuto importante iniziare da qui, dal pronto soccorso del San Martino, è il luogo dove le persone arrivano nei casi di emergenza, il primo impatto con la sanità ligure. È un luogo quasi simbolo. E ho ritenuto importante venire a incontrare, visitare, salutare le persone che quotidianamente sono impegnati qui e vedere anche le condizioni dei pazienti, come vengono collocati dopo essere stati passati dall'accettazione. Certamente lunedì mattina non è una giornata di grande flussi, mi hanno detto che il fine settimana è stato un momento critico per il numero degli accessi, ho trovato comunque un luogo assolutamente decoroso rispetto alla situazione in essere di emergenza, una disponibilità. Certamente ci sono alcune criticità che devono essere affrontate, ma io ritengo anche con il confronto con il professor Moscatelli che mi ha accompagnato in tutta la visita e con ovviamente i responsabili si potranno trovare e migliorare sicuramente i servizi. Ma che situazione ha trovato Sonia Viale all'interno del pronto soccorso? E quelli che provengono dagli stessi pazienti, la sistemazione nei corridoi, ovviamente è chiaro che il periodo di osservazione 24-36 ore è necessario, può creare dei momenti di ansia, ma è chiaro che devono essere fatti tutti i percorsi previsti dai protocolli medici, certe cose non possono essere risolte, eventualmente migliorare la sistemazione in questa situazione delicata, soprattutto dal punto di vista psicologico dei pazienti e dei familiari. Tagli alla sanità e risorse illimitate per l'accoglienza migranti. Viale punzecchia il governo, a cui ha chiesto la presenza di un rappresentante al tavolo ligure sui profughi. Io ovviamente ieri ho già sentito e mi ha chiamato subito il prefetto Spena, se, da sempre molto sensibile anche a quelle che sono le istanze che provengono dal mondo, dei territori e dai rappresentanti locali. Ha detto che era già in sua attenzione convocare un tavolo. Io ho comunque rinnovato la richiesta che a questo tavolo ligure sull'immigrazione sia presente un esponente del governo. Non basta la presenza del prefetto che ovviamente esegue le indicazioni del Viminale, occorre che ci sia un responsabile politico che venga a dire ai sindaci che devono accogliere, che venga a dire che per l'emergenza immigrazione ci sono risorse illimitate, mentre per la sanità, ad esempio, continuano ad esserci tagli. Voglio che un politico si assuma questa responsabilità.